Benvenuti, benvenuti a tutti dal Maestro, preghiamo insieme a Lui. Maestro nostro che sei a Reading, benvenuti. Lode a te, o Maestro. Chi siamo? Dove siamo? Quanti siamo? Rispondiamo a queste domande esistenziali. Dove siamo? Chi siamo? Forza! Eccoci qua. Oggi sono il vostro papà. Forza maestro, scrive Rafik. Forza maestro, eccoci qua. Siamo in pochi, eccoci qua. Rafik, il faraone. Ciao. Allora, dove siamo? Quanti siamo? Questa sera, eccoci qua. Ve lo faccio vedere sullo schermo. Finalmente, parleremo di uomini contro donne. Io sono qui per unirvi in matrimonio. Nel nome del Padre, del Maestro e dello Spirito Santo Suosso, che è il mio cognome, no? Allora, eccoci qua, Joan, eccoci qua. Joe è qua, Rafik. Chi c'è ancora? Il faraone per tre, il faraone è sempre per tre, certo. Allora, ragazzi, un attimo, dove siamo? Che cosa facciamo questa sera? Questa sera uomini contro donne, che dice Rob qui? Rob dice, tu sei il papa? Tu sei il Papa che tempo che fa? Ma quello era ieri. Ragazzi, eccoci qua. Allora, un momento. Questo è il mio corpo, ve lo faccio vedere qui. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Ragazzi, studiate. Prendete e bevetene tutti. Questo è il mio sangue, nel nome del Maestro, dello Spirito Santo e del Faraone anche, che vince sempre. Faraone, sempre numero uno. Allora, ragazzi, chi siamo e dove siamo? Dove c'è? Non riesco a mostrare i commenti di Rob. Ah, eccolo qua, il commento di Rob. Tu sei il Papa. Allora, ragazzi, uomini contro donne. Ma Jerry dov'è? Jerry è la guest star di questa sera, non c'è. Jerry ha paura di farsi vedere. E questo è il problema. Dov'è Jerry in tutto questo? Cioè, non c'è. È incredibile. Allora, ragazzi, nel frattempo che aspettiamo Jerry, questo è il mio vestito, eccoci qua, gli 11 comandamenti del maestro. Li conoscete già, non nominare il nome del maestro non dire bestemmie, dice Rafik. No, ragazzi, ma Rafik, tu non mi ami abbastanza. Io sono il Papa oggi. Io sono il Papa. Non nominare il nome del maestro invano, esatto, non dire bestemmie, esatto. Non avrai altro maestro all'infuori di me. Ragazzi, è normale. Ricordati di santificare le lezioni su Google. Avete lasciato la recensione su Google Review? Have you left the review on Google? Joe, Rafik, Rob, no? No, ma che c'è? Se siamo in 5, no? Siamo in 5, it's a fantastic number. Oh, who are the other two? Sono curioso. Chi sono gli altri due? No, non si sa. Non si sa. Allora, dove eravamo rimasti? Il comandamento di oggi è onora il maestro e il suo verbo, his word. No, anzi, i suoi verbi, ragazzi, verbi. Voi non studiate mai. Rafik che scrive qua? Non si legge. Non riesco a leggere. Eccolo qua. Onora il maestro e il suo verbo. Ok. Allora. La prossima lezione, we had already one lesson last Friday. Next lesson. Ciao Gwen, ciao, eccoci. Next lesson.
will be on the 8th of April, 8 aprile 2022, ora 18:45. Okay. Gwen, why don't you join us next week for a live interview? Drop me an email away just to contact you, and then I will send you the link. Let's keep in touch. Chloe, ciao, è arrivata anche Chloe. Ok, ci siamo, eccoci qua. Ok, 8 aprile 2022, ore 18:45 GMT time. A free lesson again, little maestri. Rafik will win again. So let's compete for the second position today. Let's see. Uomini contro donne. If you haven't subscribed yet, you can actually subscribe on the to the newsletter and to the YouTube channel so that we can keep in touch. I know Rafik, Rob, Joe, Chloe, Gwen, you are the only one probably that is coming very often, and I don't know you. If you really would like to be live with us, please do let us know. You can join us live for a live interview like we are going today with Jerry if he shows up. Facebook, Instagram, TikTok, and many other things. There is actually a video coming up tomorrow, if not tomorrow, on Wednesday morning about Sanremo, and it's probably nice to have a look at that. So if you subscribe, you get the notification. Allora, questa era la next lesson will be on the 28 febbraio, so we get a 2 weeks break. This is the medagliere. Last week we actually had a group quiz. But tonight, actually, I thought that I wanted a group quiz, but it's men versus women. We need to show the entire world that women are far more superior than men. This is what's going to happen tonight. So Chloe, Joe will win and all the others will follow, no? So, okay. Little maestri, some of them are on the slide here. 1,000 subscribers, it will probably be impossible, but you know, tonight as a Pope in June, as a Freddie Mercury, far more appealing. So 1,000 subscribers and I will sing Volare. Let's see. It's like a chihuahua with a German shepherd. I don't know what the outcome will be. Allora, ragazzi, 7 febbraio, uomini contro donne, eccoci qua, e prima di iniziare, Platinette uomini. Eccoci qua, uomini contro donne. Let me show you who Platinette is, because you know Dante, you know Michelangelo, you know Pavarotti, but if you don't know Platinette, you just see you are halfway of your learning it and your learning process. Platinette. Body language. Vi piace Platinette? Vi piace? Rob, la conoscevi? Did you know Platinette? No? Dove siamo? La conoscevi Platinette? Chi conosceva Platinette? Who knew Platinette before this video? Ragazzi, Platinette, the most important person, showman in Italy. No, it's impossible to keep going this Kahoot if you don't know Platinette, who Platinette is. Comunque, ragazzi, I feel good today, so I'm gonna show you one more thing before we start the Kahoot. Jerry is there! Jerry is in the background. I can see him. It's, you know, like, he took a shower as well, guys. Unbelievable. Avessi voluto fare la foto, non l'avrei ricordato. Hai detto una stronzata, questa è la verità. Hai detto una stronzata, Rafik. Bravo, Rob, bravo, il mio gemello, bravo.
bravo, il mio gemello, il mio gemello. Allora, ragazzi, the time has come, so it's time to introduce the real Pop, the reason why I'm dressed like this, because Jerry è il Papa. E allora, ragazzi, come si dice in italiano, bando alle ciance, uno, ragazzi, voglio che scrivete, I want you to write, Jerry, facci sognare, Jerry, let us dream, make us dream, forza, forza, ragazzi, un incoraggiamento a Jerry che è timido, è sempre stato timido, forza, un incoraggiamento a Jerry. Ehi, c'è anche lì from Colorado, eccoci, zona 25, ragazzi, if cross-dressing makes you attend this thing, I can do even better than that. I can even take my clothes off and, you know, these things. If that motivates you to learn Italian, I do everything for my students. Almost everything. Ok, allora ragazzi, il momento è arrivato, io Jerry lo vedo, lo faccio entrare perché ha delle sorprese per voi. Zona 25, ciao, ciao. Allora, eccoci qua, Jerry. Come stai? applauso. Come stai? Ciao Stefano, ciao maestro, come stai? Io bene, tu come stai? Sì, c'è stato un problema con i lap. Ah, che è successo? Che è successo? What happened? Non ho avuto Chrome per aprire l'app. Ma ragazzi, sì. Tu hai l'Apple. Noi siamo poveri e usiamo Microsoft. I ricchi, i gallesi usano Apple. Noi siamo poveri. Bene, adesso. Ah, bravo. Allora, Jerry. Ragazzi, allora, vuoi dire qualcosa prima di iniziare? Do you want to say anything before we start the interview? No? No? Jerry, vuoi dire qualcosa? Before we start? Perché il soprannome? Il mio soprannome, perché? Perché? Lo hai scelto tu. Cosa pensate? Ah, perché? Perché? Why Jerry's nickname is il Papa? Why, ragazzi? Allora, scrivetelo. Scriviamolo nei commenti. Forza, sì. Vediamo. Ma il Papa, the Pop, o il Papa, the Dad? Quale? Perché qua è difficile. Il Papa o il Papà? Ma qual è Papà? Quale Papà? Papà Berlusconi, Papà Silvio. In Italia. No, we only have one dad in Italy, only one Papà. cioè, è praticamente Berlusconi, Papà Silvio. Ehi, Giovanni Garcia, eccolo qua, come va? Quasi tutto, bravo, eccoci qua. Cosa ci scrivi, Giovanni? Ehi, Jerry è grande, come va? Eccolo qua. Il Papa, dice Giovanni. Giovanni dice, you are the Pop. Ragazzi, Jerry è grande. Ragazzi, ma sei un motivatore, scrivono tutti qui, Sì. Che ti scrive, Rob, che cosa scrive qui? Guardalo, Jerry, abita nel Vaticano? Sì. Sì, bravo. Qui. Esatto. Il palazzo. Esatto. Allora, sì. Jerry, iniziamo con l'intervista. Nome? Il Papa. Nome, il Papa, senso, bravo, ok. Nazionalità? Gallese, un po'. Mi dispiace. Sono nato in Galles. Mi dispiace. Pochi anni fa. Vivo in Inghilterra da molti anni. Ok. Città italiana preferita? È una scelta difficile. Siccome ci sono molte città italiane, proprio interessante.
Venezia, Torino, Firenze, Roma, Bologna, Napoli. No, una. No, ma ho scelto Palermo. Ah, ok, va bene. Ma Palermo, bravo. Cibo italiano preferito? Pesce spada. Ah, ok. Ma oppure tortellini in brodo. No, che schifo. Che o schifo. Pasta casareccia al tartufo. No. Perché no? No, ma no, i tortellini in brodo, che schifo, no, la pasta. Ma Chloe ti chiede, ma chi è il vero Papa, Jerry o Stefano? Chi è? E chi è? E poi Rob ti chiede, il cammino dietro di te, dove scelgono il Papa, fumo bianco o fumo nero? La fumata. Fumo rosso. bravo. Per il diavolo. No, per il diavolo, tu sei un diavolo allora. Canzone italiana preferita? Una furtiva lacrima. Ma lui me l'hai mandata, la vogliamo ascoltare? Sì. Jerry Send Me a Song, ragazzi. Giovanni Garcia dice Bologna is a nice city. Ok, sì, allora 1, 2, 3, eccola qua, aggiungi allo streaming. Mario Lanza. Canzone per il funerale? No, è una canzone d'amore ma un po' melancolia. Ah, un po' melanconica, è vero. E così via. Bravo, ma vogliamo fare un complimento a Jerry per questa bella... Ragazzi, forza. Esatto. Io voglio fare i complimenti a Jerry per questa bellissima, grandissima canzone di merda. Bravo Jerry. bravo. Gio ti scrive, sono triste adesso. Sì, un po'. Rafik dice bella canzone. Funicula. Quella sì, funicula. Bravo. Allora, personaggio italiano preferito. Ah, è facile, Giuseppe Garibaldi. Ah, eccolo, tu mi hai mandato una foto, vero? Te la faccio vedere. Sì. Eccola qua, Giuseppe Garibaldi. Eccolo, perché Giuseppe Garibaldi? Un buon uomo. Ah, perché è un buon uomo? Perché era il beniamino del Risorgimento, un rivoluzionario, ma anche un biscotto. Sì, bravo. Un biscotto? Sì, un biscotto. Garibaldi. Ah, Garibaldi. Sì. Jerry, ma questa tua canzone, qua dice, vogliono sapere chi la canta. Come si chiama questa canzone, dice Giovanni. Whoa, what's the title? The song. Me? Sì, la canzone. Come si chiamava la canzone? Una furtiva lacrima. Ah, una furtiva lacrima. Sì. Sì. No, dici, prego. Significa a furtive tear, a sly tear in her eye.
Ah, sì, nell'occhio. Sì. Sì, 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 sì. Garibaldi da Home Alone, bravo Rafik, esatto, esatto, vero, vero. Sì. Esatto. Sì. Parola italiana preferita, Jerry? Scioglio lingua. Sciogli lingua, ah, perché? Sì. Che significa? Tongue twister. Tongue sì. twister, bravo. Ti piace come canzone, come parola? Tongue twist, sciogli lingua. Ok. Cosa ti piace dell'Italia? I caratteri diversi regionali, le abitudini garbi del popolo. Le abitudini garbai, i modi gentili, no? Sì, sì, i colori della vita, il cibo, la musica, la cultura, soprattutto. Ma il TV e il mondo politico. Bravo. No, yeah, come Berlusconi, sì. Berlusconi è un uomo molto affascinante. Sì, ma Inghilterra è peggio. Allora, giorni. Sì, è vero. No, un po', bravo. Jerry, sei bravo. You deserve this. Bravo, bravo, bravo. Allora, cosa ti piace dell'italiano? La sonorità della lingua. Ah, ok. La sonorità il rotolamento, il R. R. R, R. How to roll an R, no? Roberto. Sì. È facile per i gallesi. I just made the video and I said that. Facile, it's easy for the Scottish, Welsh and Americans. Sì. But not for English people, no, ragazzi. È impossibile per gli inglesi. È vero, è vero. Sì. Prima di questa domanda, allora, Jerry, ma tu sei qua. Dov'è Tom? Here, where is Tom? No? Tom e Jerry, no? Tom. Non è qui. Esatto. Una cosa che vuoi dire al maestro? Imparare alcuni nuovi scherzi. Perché, quali? Vorremmo vederti nelle mutandine. So you want to see me in my pants? Sì, certo. Or in someone else's pants? vediamo. Ah, in mutande, no, in mutandine. In mutande is a colloquial expression, so means we want to see you like half naked basically. But in mutandine it doesn't really work, it sounds okay. Sì. Tu ci hai mandato questa foto, no? You sent us this picture. Sì, sì, Alessandro VI è un papa Rodrigo Borgia. Particolare. Vise la vita al massimo. Hai molti bambini, ma era un miracolo perché non ha mai fatto sesso. Sì, Rodrigo Borgia. Era celibe. Rodrigo Borgia, no? Sì. Padre di Cesare Borgia. Una figlia infamosa. Sì, Lucrezia. È un figlio noto. Cesare Borgia. Sì, bravo. Sì. Un'ultima domanda, Jerry, last question. Tu eri un insegnante di storia, no? You were a history teacher, no? Sì. E allora... La tua storia è ancora da scrivere o da riscrivere? Scusi? No. La tua storia, your story, è ancora da scrivere? Hasn't been written yet o è da riscrivere? In parte. Ma è un segreto.
bravo, bravo, bravo. Da pubblicare allora. Dopo mio mio morto. Ah, bravo, bravo, postumo, postumo. Sì, ok. Allora, Jerry, do you want to stay with me or do you want to play quietly because it's we are going to win tonight, no? I'll play with you. No, you stay here then. Yes, yes. Okay, so you read the question as well. Okay. Allora, ragazzi, sure. Okay. Certo. Siamo pronti? Il Papa e io? The Pope and I? No? As the Queen would say. Due papi, esatto. We are going to start the Kahoot, so I'm going to add this to the streaming. You can now log in and add this number in it, yeah? 9419419450, Zona 25, Gwen, Lawrence, Lee, Rob, Joe, we are ready, Il Faraone, vediamo, Andres, eccolo qua, Andres, vuoi partecipare ad un live? Do you want to take part of a live, not doing a live interview like Jerry today? Why don't you send me an email? I'm gonna put this in the banner. So, where is it? Dove? Non c'è. Eccola qua. Si vede? Mm-hmm. Dove il Faraone? Gwen, eccola là. Gwen c'è. Sono io, chi è? Sono io. Qui sono David, we got David as well, ok. Chi è sono io? Qui sono io. Chi c'è, ragazzi? Patikol, sono io. Gwen. Dove sei tu, Jerry? Jerry, dove sei? Un momento. Ah, ecco, la bella isolana. Gwen, Andres, drop me an email. Dov'è? Guarda che bel complimento che mi scrivono. Quanto dovremmo pagarti per non venire online in mutante? Ragazzi, ma mi piace questo più che il Festival di Sanremo. Giovanni, un attimo. Bravo Giovanni. I like this more than the Sanremo Festival. Ragazzi, quando arrivano queste cose, allora, Giovanni, eccoci qua, e allora ve lo dico. La 'Ndrangheta, lo sapevi? Studia! Allora studia, mi dissocio da tutte queste cose, niente! Studia, capra! Studia. Allora, ragazzi, I think we are all here. Jerry, dove sei tu? Where are you, Jerry? Ah, il Papa, eccolo. Allora, Papa. Pronti? Sì. Esatto. Ecco. Allora, Jerry, you are going to read the first question, yeah? Mm-hmm. Vediamo. If you can actually see that before. Vediamo. Eccoci qua. Questo quiz non serve a niente. Gli uomini sono più intelligenti, men are smarter. Le donne sono più intelligenti, women are smarter. Uomini e donne sono uguali. Che cos'è la parità di genere? What is the gender parity? This is just a warm-up question, yeah? You don't really get points for that. Che cos'è la parità di genere? Chi sono i miei quattro eroi? Chi sono? Who are my four heroes here? Che cos'è la parità di genere? Non c'è parità. The parity doesn't exist. I wash everything. I do this. I am my wife's slave. I am in favor of gender parity. Jerry, a casa tua c'è la parità?
Sì, tra due uomini. Sì, ma no, ma tu non devi dire sì, non devi dire sì, no, no, se sei comunista, sei diplomatico, sei diplomatico. No, 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 no. Siamo fratelli. Bravo, bravo. Allora, next question, yeah? Pronti? Via, no points for this, now you get points, yeah? Allora, ragazzi, 5 domande a tavola. Jerry, can you translate this sentence for me? Non di pane soltanto vivrà l'uomo. Man does not live by bread alone, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di del maestro. But bravo! From every word which comes from the mouth of il maestro. Bravo, bravo, Matteo 4:4, bravo, bravo, bravo. Non si vive di solo pane, no? In italiano we say, non si vive di solo pane. Pronti? Via. Allora, Jerry, I'm gonna read so you can focus, yeah? Okay. La regione con più ristoranti stellati Michelin è Liguria, Campania, Puglia, Lombardia. So, the region with more starred restaurant, Michelin starred restaurant is Liguria, Campania, Puglia o Lombardia. Guys, we need to end Rafik's empire, yeah? Il Faraone's empire. Today is the day. Difficult questions. Forza, forza. Questo vestito è veramente pesante, ragazzi. Ragazzi, Liguria? No. Puglia? No. Lombardia, Lombardia. Let's see this. Dunte il Papa e la bella Isolana, ragazzi, ragazzi, bravi, bravi. Ristoranti stellati in Italia, in the this is quite recent, yeah, 2022, Lombardia 56, 56, followed by Campania, Piemonte, Toscana and Veneto, basically where money is. Ragazzi, vero? Sì. Dove sono i soldi? Allora, Jerry, leggi questa, eh? You are going to read the next one, yeah? Uh-huh. Vai. Double points. La provincia con più ristoranti stellati. Ah. Michelin, eh? Napoli, Roma, Milano, Venezia. Forza, forza, Giovanni, Andres, David. Dove siamo? Gwen. Forza, forza. Ehi. Ragazzi, difficult questions tonight, but I thought maybe we can learn something new, no? Ragazzi, Napoli. Many of you thought, okay, Lombardia had many starred restaurants, so it's Milano. No, it's Napoli, and I'm gonna show you this. What's up? Gwen, it's coming. Rafik, il faraone, ragazzi, è finito. Giovanni Garcia, dov'è Giovanni Garcia, ragazzi? Ma dove siete? Vediamo. Napoli? 30 starred restaurants. So this includes three ristoranti a 3 stelle, 2 e 1. Technically there is no 3 star restaurant in these cities on the slide. Yeah, so it's all due ristoranti a 2 stelle o 1 stella, followed by Rome, Bolzano. Where is Bolzano? Dov'è Bolzano? Bolzano è piccolo. Sì, ma 20 ristoranti, ragazzi. Sì. Sì. Cuneo, Milano, eh? Anche Cuneo è piccola. Sì, ok. Next question, eh? Forza, ragazzi. La regione italiana che produce più olio di oliva. Eccezionale. Lazio, poi... Sì. Lazio, Puglia, Toscana, Sicilia, ragazzi.
Napoli prende il nome da Napoleone, Rob l'ha detta. Raga, bravi. Puglia. Bravi. What happens here? Oh, Gwen. Ragazzi, il Papa, la bella isolana. Ok. Jerry è uno sprinter, he's a sprinter, he doesn't last, so don't worry about Jerry, it's Gwen è la bella isolana, eh? Ok, Rafi, cosa stai? Dove sei? Chi sono io? Qui sono io. Non si sa, è un mistero. Puglia, ok, so this one is 2020, but the thing didn't change much in the last 2 years. Can you see the difference in quantity, no? It's just massive. Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Toscana. Ragazzi, bravi. Next question, Jerry, vai. La regione italiana in cui si produce più vino? Piemonte, Veneto, Liguria, Calabria. Piemonte, Veneto, Liguria, Calabria. Ma dove sono? David, dov'è? David, Chloe, cugina Hit, dove sei, cugina Hit? Veneto. Last week we said they are big drinker. So. Oh. Ah, ragazzi, il Papa oggi. Il Papa. Il Papa. Ma dov'è il faraone, Lawrence e tutti gli altri? Dove sono? Joe, Buddy Gold, eccolo qua. Ok. Next question, yeah? Ok, regioni produttrici di vino. Veneto, 11 milioni. Puglia, Emilia Romagna, Sicilia, Abruzzo. Ragazzi, eccoci. Questi sono dati importanti, eh? Ok. Next question, yeah? Double points. Il pesto è un prodotto originario di... Emilia Romagna, Sardegna, Piemonte, nessuna delle tre. Emilia Romagna, Piemonte. Che dice Rob? Valdo Piano. Ragazzi, Rob è un esperto. Rob è veramente un esperto, ragazzi. È un esperto. Tu sei un grande esperto, Rob. Che succede? No, ragazzi, il pesto non può essere romagnolo. No, nessuno... Ma Gwen che fine ha fatto, ragazzi? Quella bella isolana. Dove sei? I think they dropped off. Again. Sì, ok. Ragazzi, forza, concentriamoci. Allora, Jerry, sei pronto? Sì. Jerry is on fire, ragazzi, il Papa is on fire, eh? Ok. Let me change the color then. If you are on fire... Avere le mani bucate significa... Uh-huh. Avere le stigmate. Spendere un sacco di soldi. Essere vittima di un incidente in moto. Essere un buon falegname. Faraone, niente, questa sera. Gwen, il faraone... Forza. Cucina Hit, Buddy Goal. C'è un bel effetto luce dietro le mie spalle, no? Effetto fuoco. Mm-hmm. Mm-hmm.
Avere le mani bucate, ragazzi. Ah. E che succede qui? Spendere un sacco di soldi. Avere le stigmate. Chi ha scritto avere le stigmate? Ragazzi, no, avere le mani bucate è usato solo per dire to waste lots of money, no? Ok, la sapevamo tutti, ragazzi, e questo mi fa capire che guardate i miei video, bravi! avere le mani bucate, no? Sì, bravi, bravi. Spendere tanti soldi. Bravi. Ok, ok, ok. Allora, next one, eh? Ehi, eccoci qua, una nuova sezione, Jerry, eh? Una nuova sezione. Mm-hmm. Cinema, musica, storia e arte. Paparazzo basta, no? La dolce vita, Marcello Mastroianni, no? Una citazione, sì. Ok, allora, tocca a te, Jerry, eh? Ha vinto l'ultimo festival della canzone italiana. Mm-hmm. Elisa, il duo Mahmood Blanco, Fabrizio Moro, nessuna delle tre. Ragazzi. Elisa, il duo Mahmood Blanco, Fabrizio Moro, nessuna delle tre. No, Mahmood Blanco, esatto, sì. Sì, chi è che ha sbagliato? Nessuna delle tre, che succede qui? Oh, Donte, Cugina Hit, Buddy Call, Gwen è tornato, bravo, bravo, ok, Buddy Call è lì, ok. Next one, eh? Multiselect, Jerry, eh? È l'autore del David. Michelangelo, Raffaella, Donatello, Gianduiotto. Michelangelo, Raffaella, Donatello, Gianduiotto. È l'autore del David. Michelangelo, Raffaella, Donatello, Gianduiotto. Grandissimo artista Gianduiotto, no? One of the greatest, Gianduiotto. Ragazzi, vediamo che succede qui. Vediamo. Ragazzi, Raffaello semmai, ma no. Gianduiotto alla cioccolata, Michelangelo e Donatello. Sì, cosa succede qua? Andres, eccolo! Andres, Cugina Hit, Donte, Buddy Call, ragazzi, allora, Donatello, Michelangelo e io con David. David è un mio fantastico studente, ve lo faccio vedere più grande, eccolo qua, David 2020, 2000 ancora is ongoing, this masterpiece of Italian art, poi c'è Donatello, Michelangelo, ma ragazzi il più bello è il nostro David, the most beautiful piece of art is David, ragazzi, I'm trying to make David sexy as hell, and is nearly there. So when he goes to Italy and then he says, okay, I'm the David, all the Chinese tourists will turn around and will look at him instead of Michelangelo, no? Because David matters. Bravo, David, eh? Mi raccomando. Keep not doing the homework. Fantastico. David has having problems writing the chat. One day we will interview David. David is Scottish, so he will actually wear a kilt without pants and we will enjoy the view. Bravo, David. Bravo, David. Ok, allora, next one. L'animale che rappresenta Roma è il leone, la tigre, la lupa, il leopardo. Eccoci qua. L'animale che rappresenta Roma, eh? Ragazzi.
ragazzi. How come we are five watching and then say eight playing? I don't know. La lupa, ragazzi, fantastico. Cosa succede? Niente. What happens? Niente. Ok. Jerry, ma se tu vinci, fai uno striptease? Fai uno striptease? Sì. No? Sì o no? Certo. Ah, e allora, ragazzi, no. Bravo. Se Jerry vince, striptease, ragazzi. Jerry, ragazzi, let Jerry win, eh? Ok. Ma dov'è Rafik? Rafik sta piangendo, no? Perché Rafik è come un bambino. Rafik is like children, no? When they lose, they cry. Rafik è uguale. Bravo il faraone. Ok. Romolo e Remo, ragazzi, no? Their grandparent ordered that they were thrown into the Tevere, not the river, and they were found by the Lupa. That was an animal dear to the god Mars. Okay, that was the father of the two children, no, Romolo and Remo. Okay. Prossima domanda, Jerry, vai tu. Sì, Giovanni Falcone e Paolo Orsellino erano due calciatori del Milan negli anni Ottanta. Giudici uccisi dalla mafia nel 1992, imprenditori uccisi dalla mafia, presentatori del Festival di Sanremo. Ragazzi, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, eccoci qua. Che sa, stiamo facendo la ricerca su internet? Are we googling the information? Eccoci qua, bravi ragazzi, bravi, ma la velocità conta, speed matters, so what happens here? Niente, ok, bravi, Andres, Buddy Goal, Cucina Hit, ok. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ragazzi, 1992, 23 maggio, 19 luglio, they were killed by the mafia. One with a bomb near Palermo and the other one in the same manner. It was a big tragedy that involved also the bodyguards, no, the Falcone's wife. Okay. Next one. Nella foto è rappresentata la reggia di Versailles, la reggia di Capodimonte, la reggia di Caserta, la reggia del Parmigiano Reggiano. Bisogna vedere, ragazzi. Fate attenzione. Ragazzi. La reggia del Parmigiano Reggiano, La reggia del Parmigiano Reggiano, la reggia di Caserta, sì, non Capodimonte. Cosa succede qua? Niente, ragazzi, ma siete bravissimi. Porca miseria, veramente. Jerry, questo lo sai, no? Sì. La reggia, certo, di Caserta, no? Dei tuoi amici, i Borboni. No? Sì, i Borboni, sì. It was the main residence, no, as the kings of Naples. It is, curiously, is the largest palace erected in Europe during the 18th century, and from 1997 it's a UNESCO World Heritage Site. Ragazzi. Allora, Jerry, prossima domanda, Sì. Tre domande sulla lingua. Padre. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. We know not what we are doing. Esatto. Eccola qua, vero o falso? Secondo alcune ipotesi, l'esclamazione
Inshallah deriva dall'arabo Inshallah, se Dio vuole. Ah, sì. Vero o falso? Vero o falso, ragazzi? Attenzione. Ah, vero o falso? Cosa succede qui? Vediamo, queste sono tre domande di lingua italiana, eh? Tutto può succedere. No, ragazzi. Allora, ragazzi, se Jerry è primo, comincia a togliere i calzini, ok? You can start from the socks. No, sono sporchi. Allora no. Invece è vero, ragazzi. Inshallah, inshallah. I will tell you more in a second. Let's see what happened. Ragazzi, ma non succede niente qui. Dante is close, eh? Due gallesi, una mezza gallese. Andres, di dove sei tu? Where are you from, Andres? David è scozzese. No. Di dove sei? Dov'è Andres? Vediamo se risponde, vediamo di dove è Andres. Cosa succede qua? Ve lo spiego dopo, ok. Ho dato questo a lei. Riscrive la frase usando i pronomi. Ah, sì. Spagna, bravo Andres, bello, Spagna di dove? Ah, così tanto rosa che romperebbe le scatole. Vediamo, se riesco a farvi vedere una cosa. Vediamo se riesco, dopo vi faccio vedere una cosa. 7 risposte, gliel'ho dato, sì, gliel'ha data. Ok. Allora, ragazzi, vi faccio vedere un paio di cose, facciamo una pausa, no? To release the pressure, shalla, that I said comes from people, some linguists, they think they comes from inshallah, same sound. Inshallah means if God wants, no, if God likes. Inshallah significa rilassati, calmati, relax, calm down, chill out, no? It's a bit like from like used by teenagers, so you probably wouldn't use it, yeah? Pronomi diretti e indiretti. Gliel'ho dato. Remember this, it's very important. Third person singular, ye and lei, masculine and feminine, ok? Masculine, ye and lei, feminine. You don't use the indirect pronoun lei combined with the direct pronoun. You're going to use the ye for both of them, so masculine or feminine. So that's the reason why it's not lei l'ho dato, eh? Ok. Allora, next question. Next one, Jerry, I'm gonna read it so you can focus. Okay. Allora, pronti? Via. Oh, Andres, buddy goal, cugina hit. Okay. Multi-select. Ho lavato i capelli a loro e poi ho rasato la barba a me. Riscrivi usando i pronomi. Gli ho lavato i capelli e poi mi sono rasata la barba. Loro ho lavata i capelli e poi mi sono rasata la barba. Ieri ho lavato i capelli e poi mi sono rasato la barba. Mi sono rasati la barba, gli ho lavato i capelli e poi mi sono rasato la barba. Ragazzi, questa è importante. Sì. Eccoci qua. Gwen, Andres, Giovanni,
Dove siamo? Where are we? Last question. If Jerry wins, he will get naked. I'm gonna get ready. I will get this out. I will take this. This. Okay. Okay, okay, okay. Oh, signore, non so degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola il Papa sarà salvato. Forza, forza, forza. Ehi, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ti da sei multiselecti, proprio lì dopo questo mistake. Io l'ho dei capelli e poi mi sono rasata la barba. Only if you are a woman. loro ho lavato i capelli e poi mi sono rasata la barba. Glieli ho lavati i capelli e poi mi sono rasati la barba. Io ho lavato i capelli e poi mi sono rasato la barba. I must have made a mistake selecting the multi-select. Yeah, that's my mistake. So, what happens here? Andres, bravo. Bravo. Ok. Dante. Jerry, ragazzi. Non è possibile, non è possibile. Sì. Il potere della Chiesa. Il potere della Chiesa, ragazzi. Jerry, bravo, bravo. The last one was my mistake. Yeah, the multi-select. So, well done, all of you. Seven questions. That was right. Jerry. Sì? Hai vinto di nuovo. So, since you are here, I would say the second was Rob. Rob was here last week. Andres, why don't you join us live next week? Andres, dove sei? Write an email to info@ilmaestro.net so we can invite you live. Jerry, vuoi dirci qualcosa? Do you want to tell us something? No. Manca how do you così. Feel? No? Ma non parlo molto bene inglese, parliamo italiano, Andres, parliamo italiano, va bene lo stesso, parliamo italiano, sì, certo. Rob dice, Dio ha dato a Jerry le risposte? Sì, è vero. È vero. Andres, la comunicazione è molto diretto al Dio. Sì, porca miseria. Rob, questa è la verità. Avessi voluto fare la santa, non l'avrei ricordato. Hai detto una stronzata, questa è la verità. Hai detto una stronzata. Hai detto una stronzata, Rob. Hai detto una stronzata, questa è la verità. Oro, siga, posso parlare, o devi rompere. Hai parlato tu, non. Esatto, Rob, hai parlato tu la scorsa settimana, adesso non essere invidioso, non devi rompere le scatole, esatto. Capra. Rafik dice bravo Jerry, complimenti. Ma grazie Rafik. No, Rafik, fantastico. Allora, Jerry, do you want to say something? Chloe, cugina Itta, Andres, Giovanni, Lawrence, Lee, dove siete? Irina, non so, David non può scrivere. Volete dire qualcosa? Volete dire qualcosa, Jerry? No? Scialla, ragazzi. Bravo, non ne posso più. Rob dice non ne posso più, ma Rob è invidioso perché arriva sempre secondo. Rob. Ehi, Andres scrive complimenti, scrive Andres, ragazzi. Grazie mille. Bravo Andres. Eccoci qua. Stanno arrivando un sacco di commenti per te. Il tuo successore, dice Rafik, dice il mio successore. Ma Chloe dice bravo Jerry, sei il nuovo faraone. Sì, no, vabbè, sì. Lui è il papa, cioè è diverso. È più importante il papa. Sì, esatto. L'hai detto. Bravo. Allora, ragazzi, next
next, just before we say bye, la prossima volta sarà il 28 febbraio ore 20, attenzione, 28 febbraio ore 20, ci vediamo qui e niente, ragazzi, Jerry ha vinto, la prossima settimana ci sarà Andres, se mi mandi un'email, sì, Andres, certo. Veramente. Sì, allora. Le mutandini saranno bianchi. Esatto, bravo. Rob dice sempre la damigella, ma è la sposa. Esatto. Allora, ragazzi, grazie Jerry, bellissima puntata con te. E ci vediamo lunedì 28, 28 mm-hmm. febbraio, ci riposiamo 2 settimane. Sì, sì. Alla okay? prossima. Grazie ragazzi, un abbraccio, sì. Ciao. Buonasera. A tutti. Ciao. Ciao.